Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video che in qualche modo è una risposta ad una domanda o comunque una richiesta che mi era stata fatta sotto al video che avevo pubblicato un po' di tempo fa in cui rispondevo a tutte le vostre domande sui tarocchi. Io in quel video avevo detto che il mio metodo è leggermente diverso da quello della classica cartomanzia perché si parla più di tarologia e una persona mi ha chiesto quali tipi di riscontri effettivi io avevo potuto trovare nelle mie stesure secondo il mio metodo e mi chiedeva di fare degli esempi, magari anche senza entrare nel personale, comunque cercare di far capire un po' quali tipi di stesure io ho fatto e quali riscontri ho avuto. Ovviamente vi parlerò di due stesure in particolare che ho fatto su me stessa. Questo perché sono tanti anni che non faccio stesure ad altre persone, sapete che ho smesso di farlo. E poi perché comunque io preferisco sempre parlare di me e non degli altri, perché c'è sempre un tema comunque di privacy. E quindi insomma metto me come protagonista di questo video. Io in particolare vi volevo parlare di due stesure che mi ero fatta utilizzando il mio metodo che come differenza principale dai metodi classici cartomantici ha il fatto di mettere il consultante, che in questo caso sono io, in una posizione attiva e non passiva. Quindi se io voglio sapere qualcosa sull'amore, non dico voglio sapere come andrà il mio rapporto d'amore nel futuro, perché quello significa che io me ne sto seduta sul divano e aspetto che il destino si compia. Io invece chiedo che cosa posso fare perché il mio rapporto d'amore in futuro vada sempre bene, sia sempre positivo? E allora in quel caso io mi metto in una posizione attiva. Cosa posso fare io? Quindi io non ti chiedo come andranno le cose, ti chiedo come posso fare io perché le cose vadano come voglio io, che sono due cose molto diverse. Io vi faccio un esempio di due stesure che avevo fatto per me, che risalgono a qualche anno fa e che hanno appunto posto la domanda in questo modo. Una stesura riguarda la sfera dell'amore, quindi dell'affettività, e una stesura la sfera del lavoro. La stesura sull'amore aveva posto la domanda in un modo attivo, quindi avevo chiesto come posso fare per consolidare e per mantenere sempre attivo e positivo il mio rapporto d'amore. Ovviamente avevo fatto la domanda in quel momento perché quello era un momento in cui le cose andavano bene, ma c'era un momento di staticità. Quindi non c'erano problemi particolari, andava sempre bene, c'era sempre il sentimento, c'era sempre la voglia di stare insieme. Ma per questioni di stanchezza lavorativa, per questione di impegni quotidiani, il rapporto era leggermente più statico. Io lo volevo riattivare un po'. Ovviamente vi parlo di rapporto a 360 gradi, non mi sto riferendo ad un unico ambito, ma proprio il rapporto in generale, quindi tutto quello che ci può essere, il dialogo, il fare delle cose insieme, tutto, tutto quanto. E io avevo scelto di fare una stesura a tre carte, in cui la prima posizione indicava la situazione attuale, la seconda posizione indicava il mezzo che io potevo utilizzare per cambiare le cose, dove per mezzo non si intende per forza un oggetto, ma magari una strategia, e la terza carta indicava qual era l'azione che io avrei dovuto compiere per cambiare effettivamente le cose, per portare effettivamente a compimento quella cosa, quel risultato. Quindi in amore avevo chiesto come posso fare per tenere sempre attivo il rapporto, per portarlo comunque ad uno stato sempre di positività e di voglia di fare. Ed erano uscite in particolare tre carte. La temperanza me le sono scritte sul foglio perché io le stesure importanti me le scrivo e me le tengo poi, diciamo, in archivio, perché magari vado poi a rivedermi la differenza con stesure passate, stesure precedenti. E adesso io non ho un paragone con queste due stesure perché poi su questi argomenti specifici non avevo più fatto nessuna stesura, quindi non ho termini di paragone, però comunque me le scrivo. Era uscita la temperanza, il carro e il sole. Quindi la prima carta, la situazione attuale era la temperanza. Quindi significa che c'era una sorta di equilibrio, di protezione,
di necessità di avere pazienza, perché la temperanza è una carta che indica tempo, pazienza. Quindi c'era effettivamente questo equilibrio, protezione, pazienza, ma che mi portava a confermare questo senso di staticità. La seconda carta era il mezzo che io avrei dovuto utilizzare ed era il carro. Il carro indica un movimento, un mezzo di trasporto, tra virgolette, nel senso che può essere un viaggio, quindi qualcosa che si deve muovere, che si deve mettere in moto. E io effettivamente l'avevo interpretata come una cosa proprio di quel tipo, quindi il mio mezzo deve essere il movimento, io mi devo muovere, devo attivare qualcosa, devo attivare una strategia. E l'ultima carta era il sole, quindi l'azione che io avrei dovuto compiere. Il sole di solito indica un successo, la luce, l'energia, ma in questo caso io non avevo chiesto, voglio sapere come vanno le cose, quindi risultato finale, successo. Io avevo chiesto, voglio sapere cosa posso fare. Quindi il sole in questo caso può significare che quello che io dovevo fare era costruire cose nuove, portare cose nuove. Quindi per fare un riassunto avevo visto una staticità di quel momento nel rapporto, avevo visto che un modo per uscire da questo loop era comunque muoversi, attivare qualche cosa. E la terza carta era per farlo devo costruire cose nuove. Quindi mettere in atto una strategia che mi porti a portare nel mio rapporto nuove cose, la costruzione di nuove cose. E io effettivamente avevo agito in questo modo e le cose si erano attivate di nuovo, quindi questa sorta di stanchezza e staticità era effettivamente poi sparita, quindi c'è stato un riscontro effettivo. Ovviamente, io vi dico anche questo, non ho fatto così solo ed esclusivamente perché mi sono fatta le carte. Io avevo già deciso che comunque avrei portato delle cose nuove, dei cambiamenti. Volevo semplicemente dalle carte una piccola guida, una piccola conferma, diciamo così. Quindi ho trovato il riscontro nelle carte, ma di una cosa che in realtà avevo già pensato di fare. Quindi questo lo dico perché, soprattutto nella stesura di cui vi parlo adesso, che riguarda il lavoro, voglio che passi il messaggio che io non faccio determinate cose perché faccio le carte, io faccio determinate cose perché le decido e le ritengo giuste per la mia vita. Le carte sono soltanto una piccola guida, una piccola conferma, un piccolo aiuto ad interpretare determinati segni, ma non sono mai qualcosa che utilizzo come se fosse una verità rivelata. Questo è importante perché, insomma, il mio metodo consiste anche in questo. Il lavoro, dunque, l'altra stesura riguardava il lavoro. Dovete sapere che io, pur senza entrare nei dettagli del lavoro che facevo, però avevo un lavoro che mi rendeva triste, infelice, non mi piaceva, non lo volevo più fare e mi faceva stare male. Quindi la domanda che ho fatto era stata: cosa posso fare per modificare la mia situazione lavorativa cercando di trasformarla da qualcosa che mi crea tristezza, infelicità, a qualcosa che mi possa invece creare soddisfazione e voglia di fare quel tipo di lavoro. Quindi cosa devo fare? Come posso modificare la mia situazione lavorativa? Quella era stata la domanda. Avevo fatto sempre la stessa stesura di prima, quindi quella a tre carte, situazione attuale, strategia o mezzo da utilizzare e azione da compiere. La prima carta era uscita, era la luna. E la luna era veramente, veramente particolare, mi aveva colpito tantissimo perché indica soprattutto ricettività, indica tante cose la luna, ma in quel caso, diciamo che affiancata alla mia situazione, indicava ricettività. Io stavo assorbendo tutto quello che quel lavoro mi stava dando, ma in quel caso era una ricettività negativa perché io stavo male, quindi stavo assorbendo tutto il negativo che c'era di quel lavoro e mi aveva colpito perché era proprio una carta assolutamente azzeccatissima per quella mia situazione. La seconda carta era il matto, quindi quale strategia potevo utilizzare? Il matto, come sappiamo, è una carta particolare.
Nel mio caso io l'avevo interpretata ponendo una situazione in cui c'era una strada nuova che io potevo percorrere, ma era una strada sconosciuta perché non sapevo dove mi avrebbe portato. La strategia poteva essere quella di utilizzare il mio bagaglio di esperienza, perché sapete che il matto ha la sua bisaccia con sé, quindi si porta dietro le sue esperienze passate e si incammina verso una nuova strada che non si sa dove porterà, potrebbe essere anche una follia, però comunque questo è il matto. E io avevo pensato appunto di dare questa interpretazione: mi porto dietro il mio bagaglio di esperienze, ma metto quel pizzico di follia per cambiare le cose. Quindi imparo dai miei errori, cerco di non ripeterli, ma mi metto comunque su questa nuova strada. L'ultima carta che era uscita era l'arcano senza nome. L'arcano senza nome sappiamo che è un cambiamento, una trasformazione. Quindi l'azione da compiere era molto semplice da capire, era cambiare, mettere in atto un cambiamento, lasciare il vecchio per dare spazio al nuovo. Quindi era veramente una stesura che mi aveva colpito moltissimo perché rispecchiava proprio quello che io provavo in quel momento, la luna, la ricettività, che in quel caso era negativa perché appunto stavo male, poi c'era appunto il matto che mi diceva prova a metterti su questa strada anche se non conosci qual è la meta perché comunque hai con te la tua esperienza. E l'arcano senza nome cambia, trasforma, lascia il vecchio e dai spazio al nuovo. Io ho fatto delle scelte che non sono state decise perché mi sono fatta le carte. Io ho utilizzato questa stesura quando avevo già deciso di comportarmi in un determinato modo, però devo dire che questa stesura mi ha proprio confermato quello che io stavo provando, quindi è stato un riscontro veramente importante, assolutamente veritiero. E vi posso dire che oggi, a distanza di anni, io non mi sono mai pentita della scelta che ho fatto. Ritengo ancora oggi di aver fatto la scelta giusta, di aver fatto bene a lasciare quel lavoro, di mettermi su una strada nuova, anche con dei rischi, ma non importa, perché io sono rinata completamente. Quindi sicuramente è stata una scelta giustissima e le carte mi stavano indicando che effettivamente quello che io sentivo era giusto, era quello che io dovevo fare in quel momento. E questi sono dei piccoli esempi che io posso portare in questo video per rispondere a questa domanda, quindi riscontri effettivi che io ho avuto sono stati questi. Vi ho portato questi due perché sono stati quelli più importanti, più significativi e in assoluto più veritieri, quelli che ancora oggi nel tempo comunque io vedo manifestarsi, quindi gli effetti ancora oggi li vedo. Poi ho fatto altre stesure nel corso della mia vita, ma magari sono cose più piccole, cose meno impattanti, cose che magari poi non si sono rivelate effettivamente sempre, sempre stabili, quindi insomma ci sono tante variazioni, ma queste due credo che siano quelle che meglio si prestano per rispondere alla domanda o alla richiesta comunque che mi è stata fatta. Spero di avervi tolto un po' la curiosità di questi riscontri effettivi, di avervi tenuto anche un po' di compagnia raccontandovi qualcosa di me e delle mie stesure, in particolare entrando un pochino più nel dettaglio. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.